Immaginate che goduria. Un viaggio sognato da tempo con la persona che amate. L'uomo o la donna per la quale avete combattuto a lungo. Con cui è bello chiacchierare, fare l'amore, litigare e poi fare la pace. E poi ancora tenersi per mano e andare lontano. La ricetta della felicità, come dice la canzone. Un viaggio selvaggio ai confini del mondo, in luoghi dove non esiste l'ordine, dove caos e natura si compenetrano, generando emozioni autentiche. Un viaggio selvaggio, certo, lo abbiamo appena detto, ma anche speciale, perché quando abbiamo la possibilità di farlo, scatta la variazione più bella, quella che ci permette di conoscere meglio la persona che amiamo. E quando ci ricapita? Esplorare il mondo per esplorare il carattere dell'altro o dell'altra. Un principio interessante e seducente. È quello che accade all'inizio della storia che vi stiamo per raccontare. È quello che dovrebbe ispirare tante relazioni sentimentali, lecite o illecite. È quello che sarebbe bellissimo se non ci fosse di mezzo la morte. Riascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Demoni urbani, la serie in podcast sui grandi delitti raccontati dalle città dove sono nati. Non immaginate solo metropoli tentacolari, nidi urbani fitti di storie, agglomerati di metallo. A volte il male si nasconde nelle maglie della provincia e resta rappreso per anni, in silenzio. Poi, però, trova sempre il modo per farsi notare. È più forte di lui. Di stare in silenzio non è mai stato capace. Tre settembre 1982. Un camper Volkswagen T2 modello Westfalia cammina placido e sicuro per le strade sterrate di Sardegna. Davanti e attorno a sé ha solo musica, quella che proviene dall'autoradio, e paesaggi incontaminati, bellissimi, liberi. Forse è così, come sulla spiaggia di Porto Sessini, con la sabbia color oro, che ci dobbiamo aspettare il paradiso. Porto Sessini, sì. Una spiaggia che fa capo a una località che si chiama Arbus, nella provincia della Sardegna del Sud, in una zona che poco fa apparteneva a un'altra provincia dal nome diverso, Medio Campidano, che è esistita dal 2005 al 2016. Arbus, 6.000 abitanti circa. Per un comune timido di vocazione pastorale e, così testimoniano alcuni scavi, risalente ad epoca romana. Un cuore silenzioso incastonato tra i monti, l'Arquento e il Linas, amato dai fenici, che ne apprezzavano lo spirito minerario delle sue terre. Diversi secoli fa attaccato dai saraceni, oggi fieramente abitato dai sardi. E poi, a mezz'ora di distanza dal centro abitato, sospira il mare. Bello, cristallino, energico. Le sue onde danno respiro all'area intera. È il mare di Sardegna, che dà vita e vita toglie, in tutti i sensi. Ha delle alleate l'acqua, le dune. Le dune che nella zona si impongono come sovrane, integrate alla vegetazione, modellate dal vento. Sono alte fino a 20 metri e comandano. È questa la cornice in cui il Volkswagen T2
modello Westfalia, parcheggia per passare la notte. La notte del 3 di settembre. Una notte che profuma di morte. Quante volte lei si è sentito sconfitto? Quando avevo ragione e ho dovuto sacrificarla. Ma io so che ci si parla di mafia, si esamina la mafia dal 1861. La sera del 3 settembre, nello stesso anno, nella stessa nazione, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui state sentendo la voce, in un estratto di un'intervista condotta dal giornalista Enzo Biagi, viene barbaramente assassinato insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, in via Isidoro Carini, a Palermo. Non c'è nessun nesso diretto tra la storia che state ascoltando e l'omicidio del generale Dalla Chiesa. Altra isola, altri sogni, altri dolori. Eppure ci sono delle analogie. Ci troviamo nell'Italia delle mafie, degli agguati su commissione, come se si spedisse qualcuno in un negozio a comprare il pane, l'Italia del sangue che si sparge con troppa facilità, un mondo lontano dalle tecniche di indagine raffinata che per fortuna abbiamo oggi, un mondo dove il regolamento di conti è gustoso come il pane, dove non c'è alcun rispetto per la vita umana, dove sogno e morte si rincorrono. Che importa della legalità? A imporsi sarà sempre il più violento. Questo forse non lo sanno i due turisti innamorati che sono a bordo del camper. In fondo, loro cercano la serenità dopo tanto dolore e credono che in fondo possa bastare la visione di quel mare meraviglioso, di quelle dune così dolci, di un paesaggio violento e al contempo rassicurante. Loro, che vengono da terre geometriche, sono abbacinati da una miriade di contraddizioni che scioglie il cuore. Ancora per poco. Una telefonata scuote la serenità di una stazione dei carabinieri di provincia. Non che debba essere sempre sereno, per carità. Indovinate, si tratta della caserma di Arbus. Un certo Mario, che fa il sottufficiale dell'aeronautica, sta portando a passeggio il cane tra le strade sterrate che dividono il promontorio Supistoccu dal mare. È l'alba del 4 settembre. L'uomo, mentre cammina, nota questo camper nei pressi di un rudere un po' isolato. C'è qualcosa che cattura subito la sua attenzione. Il lunotto posteriore del Volkswagen T2 modello Westfalia è spaccato. L'uomo, incuriosito, si avvicina. E dentro ci trova un uomo e una donna. Morti. Siegfried Heilmann e Marie Heide Elkenjäger. Prima di morire in quel camper, sono persone felici. Lui ha 41 anni, lei 27. Se ancora non l'avete capito, l'amore e il viaggio selvaggio che vi abbiamo raccontato dall'inizio di questo episodio è il loro. Non è stato facile per i nostri. Lui è quello che potremmo definire un uomo charmant. Lupo della finanza a Monaco di Baviera, surfista, amante dei piaceri della vita. Marie Heide, più giovane, più timida, una di quelle persone che per amore abbandonano ogni filtro. Fa l'assistente sociale, anche lei in Germania, a Francoforte. Però perché vi ho anticipato che non è stata facile? Beh, perché il nostro Siegfried è sposato. Ha una moglie, con contorno di due figli. Sto ironizzando, chiaramente, nessuno si offenda, amici miei. Però è vero, Siegfried è un uomo impegnato e a Marie Heide, nel contesto familiare, non ci sono ruoli da assegnare. L'uomo, per un breve periodo, decide di tenere il piede in due staffe, ma la faccenda non funziona. Una moglie si accorge quasi sempre quando il marito fa l'uccel di bosco e quella di Siegfried è abbastanza sveglia. Quando scopre la relazione, non la tieni più dalla rabbia. Solo che l'amore tra Siegfried e Marie Heide supera davvero ogni tipo di convenzione borghese.
non è che lo puoi controllare. E infatti esplode in mezzo a violentissime crisi familiari. Per fortuna che c'è la Sardegna. Una terra senza pudori, di leggende e tradizioni, dove la vita sembra sospendersi, cullata nelle cavità di quelle U che chiudono il sipario su ogni parola. Mettetevi nei panni di chi arriva dalla Germania, proveniente da casermoni geometrici, da rigori spesso asettici, da Birkenstock indossate rigorosamente coi calzini. Mettetevi nei panni di chi si trova inondato dal profumo della libertà. Sì, la Sardegna è il posto esatto per amare. Un articolo della Nuova Sardegna, della sezione locale Sassari, del 13 luglio 2019, ripercorre gli spostamenti sull'isola effettuati dalla coppia prima del macabro ritrovamento, da parte del sottufficiale, all'alba del 4 settembre 1982. Erano sbarcati il 1 settembre a Golfo Aranci con il loro camper. La prima notte avevano dormito nel camping Mariposa di Alghero. Poi, dopo una passeggiata nel centro storico della città catalana, erano partiti verso sud. Nel pomeriggio erano arrivati ad Arbus. Qui avevano comprato dei panini e una bottiglia da 2 litri di vernaccia nel negozietto di alimentari della signora Bianca Latte. Poi, dopo aver raggiunto il borgo di Montevecchio, erano scesi lungo la stretta e tortuosa strada che porta al mare. Si erano fermati davanti alla spiaggia ambrata di Porto Sessini. Qui avevano parcheggiato, a ridosso di un rudere. C'erano solo loro. Era il paradiso solitario che stavano cercando. Quel giorno c'era un vento teso di libeccio che trascinava in cielo nuvole di piombo. Una promessa di pioggia. Siegfried e Maria Heide consumarono gli ultimi brandelli di quel giorno, bevendo vernaccia. Il preciso resoconto della Nuova Sardegna non dà spazio a troppe interpretazioni. I due si amano. Ma a ombreggiare quest'idillio arriva un fucile a canne mozze. Ritorniamo al ritrovamento dei cadaveri, però. Facciamo con ordine, miei adorati. Il sottufficiale dell'aeronautica, il suo cane e i carabinieri dopo di loro si trovano davanti il più odioso degli scenari. La ragazza nuda, seduta e a gambe divaricate. Una t-shirt abbarbicata sulle spalle e un reggiseno disordinatamente scomposto sul petto. Siegfried, invece, è a terra, in magliette e mutande, con un maglione che troneggia sulla testa. Sui loro corpi i segni inequivocabili di ferite di arma da fuoco. È piovuto. L'acqua rende complesso il lavoro sulle orme. Sono gli anni Ottanta. Gli inquirenti non hanno a disposizione i potenti mezzi che abbiamo oggi. Viene immediatamente disposta l'autopsia sui cadaveri dei due turisti. La fanno a Cagliari, dove viene messo a verbale che i due sono stati uccisi nell'ordine. Siegfried da 2 colpi di un fucile a canne mozze, il primo dei quali sparato da fuori, che aveva distrutto il lunotto e lo aveva colpito al torace. Il secondo sotto l'orecchio sinistro. Maria Heide, invece, era stata raggiunta da un colpo soltanto, alla nuca, con un asciugamano a fare da tampone. Sul suo corpo, inoltre, vengono ritrovati segni di violenza sessuale nella zona anale. L'assassino, in buona sostanza, aveva colpito prima dall'esterno per poi fare irruzione nel camper e completare la sua terrificante esecuzione, con tanto di stupro. Il perito stabilisce si tratta di un'arma calibro 16. I corpi dei due amanti tornano in Germania. Inizia il mistero. Quella lì è una zona di guardoni, sì. O no? È famosa per essere un luogo... di ritrovo di ragazze, di coppie? Sì, è abbastanza famosa, sì. Perché... Insomma. Ma voi del posto ci andavate o no? No, perché diciamo noi del posto, sapendo anche l'accaduto, è difficile che andiamo in questi posti, ecco, perché... Cioè... In Italia quelli sono i giorni del mostro di Firenze, i cui delitti presentano analogie con l'omicidio della coppia di turisti tedeschi.
Questo è un estratto di un documentario Rai trasmesso in quegli anni. C'è chi pensa a un collegamento, come una vacanza sarda in bassa stagione da parte di una delle menti criminali più famose e misteriose del nostro tempo. Ma viaggiare con la fantasia purtroppo non aiuta. Di sangue sparso e di omicidi brutali, peraltro, lo stivale ne vede tanti a quel tempo. E quindi passano i giorni, i mesi, gli anni sull'amore calpestato e massacrato di Siegfried e Mary Haide. I sardi vogliono risposte, gli italiani vogliono risposte, pure la Germania vuole risposte, tanto da mettere una taglia sull'omicida. Si parla di omicidio legato a un furto, del resto il camper è messo a soqquadro e manca del denaro. Il tempo scorre, fugge e passano 10 anni. Dopo la morte dei due prende forma, come da tradizione, la più ovvia, impietosa delle etichette. Nasce il mostro di Arbus, solo che non ha identità. Ma del resto, ogni terra del mondo ha il suo mostro. Anche la Sardegna. 1991. Al commissariato di Villa Cidro, mezz'ora circa di distanza da Arbus, arriva un nuovo maresciallo. Si chiama Felice Maccioni. Nuovo, si fa per dire. Ha lavorato per anni al nord, seguendo anche casi di una certa importanza. All'inizio degli anni 90, però, ritorna in Sardegna, nella sua Sardegna. Sì, lui è nato qui. È un uomo scaltro, una sorta di forza della natura dell'investigazione. Si è reso conto che nell'ultimo decennio la sua Sardegna, e soprattutto la parte del Medio Campidano, ha riservato sempre più spazio alla sua anima nera. Gang criminali, malavita, smercio di droga, rapine, morti ammazzati, regolamenti di conti e casi spesso rimasti irrisolti. La morte c'è sempre stata, la violenza pure, solo che negli ultimi anni appare decisamente fuori controllo, trovando il suo culmine nel tragico assassinio dei due amanti tedeschi. Maccioni si siede alla sua scrivania e prova a risolvere le cose. Si porta a casa qualche bel risultato, ma i tedeschi no. I tedeschi sembrano avvolti in una patina di mistero destinata a rimanere illibata. Lui però, questo mostro di Arbus, vuole quantomeno conoscerlo. Il maresciallo intuisce che, salvo accadimenti un po' strambi, le possibilità di legami fra la malavita della zona e l'omicidio dei turisti sono molto alte e molto poco approfondite negli ultimi anni. La sua mente, abile a costruire relazioni e implicazioni con velocità quasi computazionale, lo porta dritto dritto a connettersi con un'altra mente. Quella di un pastore del luogo, uno che gira su una Lancia HF rossa che non potrebbe permettersi, con arie da sbruffone e che tuttavia non sembra avere la stoffa del leader, una sorta di contraddizione vivente e pigra. Perdonate, forse mi sto solo perdendo un po' a descrivere le caratteristiche di un uomo mediocre. Chi lo sa? Comunque, quest'uomo all'anagrafe fa Sergio Curreli. E all'inizio degli anni 90, quando Felice Maccioni ritorna in Sardegna, ha poco più di 30 anni. Sergio Curreli, Bruno, lo sguardo profondo e indecifrabile degli sciocchi e degli arroganti. Un monocidio che fa scuola in un'Italia senza troppe pinzette e grilli per la testa. A casa lo aspettano una moglie, Daniela, e due figlie. Al lavoro, boh, mistero. Ha qualche precedente penale e, guarda caso, la sua macchina, che non è di quelle che passano inosservate, finisce sempre per essere notata in prossimità di luoghi dove fioriscono rapine e simili. Proprio 10 anni prima, all'epoca del delitto degli amanti tedeschi, nel 1982, Curreli prestava servizio come pastore in un ovile vicino proprio al luogo del crimine. Che le due cose siano collegate, si chiede Maccioni. Non si lascia andare a congetture fantasiose. Studia, misura, taglia e cuce, provando a ricomporre i tasselli di un puzzle apparentemente impossibile da risolvere. Il caso, la fortuna, Dio sa cosa, fa sì che in quei giorni di primi anni 90 Curreli fosse da poco rinchiuso in carcere perché in casa gli hanno trovato armi e droga.
Nei giorni e nei mesi che seguono l'arresto, Felice Maccioni, che ve l'abbiamo detto, è uno bravo, capisce che Daniela Montoni, la moglie di Curreli, è un personaggio interessante. Tutti sanno che il marito la picchia, che la tratta come una deficiente, che la tradisce con altre donne. Tutti sanno che è una che vive nell'ombra. Tutti non sanno, però, che la pazienza ha un limite. 8 settembre 1993, 11 anni dopo il massacro di Porto Sessini. Esattamente 11 anni dopo, una figura femminile si avvicina svelta alla caserma di Villa Cidro. Chiede del maresciallo Maccioni. L'uomo la riceve subito. Daniela è venuta per cercare protezione, tutela. Il marito è in carcere, ma a quanto pare negli anni ha tessuto una rete di malaffare e violenza in cui ha provato a infilare pure lei e le bambine. È vero. Curreli la picchia e la tradisce. E peggio ancora, è un criminale della peggior risma. Ben peggiore di quello che Maccioni aveva soltanto osato immaginare. Daniela è una donna offesa, è una moglie indignata, una creatura a cui... un mostro, sì, un mostro ha tolto ogni dignità e si vendica, o meglio, scusate, fa quello che tutti avrebbero dovuto fare, ristabilisce la verità. Curreli è il capo di una gang di malavitosi molto attivi nell'area di Guspini, poco sopra Arbus, che negli anni ha organizzato rapine a banche e uffici postali. Questa faccenda è ben più grave. Nella rete sono parte pulsante anche personaggi insospettabili, come un poliziotto di Arbus che lavora alla questura di Oristano rubando armi e informazioni ai colleghi che fanno il loro dovere in maniera onesta, informazioni che poi ovviamente passa agli altri uomini di Curreli. Sono coinvolti soggetti diversi tra loro. Pastori, ma non solo. Tutti al centro di un grande carrozzone di armi, droga e morte. Sì, morte. Settembre 1986. Morto numero uno, Antonio Frau, un allevatore. Viene appeso a una trave con un cappio al collo. Curreli e gli altri vogliono fargliela pagare per aver picchiato uno dei suoi pastori e decidono di punirlo. Vorrebbero spaventarlo, ma finiscono col soffocarlo. E dire che il caso era stato derubricato come suicidio. Maggio 1990. Morto numero due. Moldeno Tuveri, allevatore anche lui, preso a fucilate per debiti di droga. Novembre 1999, morto numero 3. Gino Melis, un allevatore di Arbus. Nel suo caso, un delitto su commissione. È sposato a Rina Ruggeri, una donna che, fiutando odore di separazione, teme di dover discutere per questioni di proprietà immobiliari col marito. Hanno una macelleria, dove peraltro Melis viene ritrovato cadavere. E allora assolda Curreli e compari per ammazzare Gino. Prezzo per la prestazione 2 milioni di lire. E non è finita qui. La bomba arriva alla fine. Daniela Montoni, sposata Curreli, si lascia andare alla più lacerante delle dichiarazioni. Suo marito nel 1982 ha ucciso Siegfried e Marie Heide. È stato lui a sparare, prima da fuori, poi dentro, a sodomizzare la ragazza e tutto il resto. E lo ha fatto per un motivo preciso. Il giorno prima del decesso, il camper dei turisti ha investito e ucciso la cagnolina di Sergio, gelosa. La bestiola che lo aiuta a domare gli altri animali. Curreli, una volta a casa e nel corso degli anni, avrebbe parlato senza problemi ai suoi compari di quel crimine, anche davanti alla sua atterrita moglie. Raccolte le preziosissime informazioni da Daniela Montoni, Maccioni le condivide con il sostituto procuratore di Cagliari, il dottor Alessandro Pili, che corre subito in carcere da Curreli. Vuole risposte su tutto, sulla rete, sugli omicidi, sui due tedeschi. Curreli conferma tutto. Tutto tranne l'assassinio di Siegfried e Marie Heide. Con quello non c'entro nulla, si difende. 11 persone, tra uomini e donne, vengono arrestati dopo le sue dichiarazioni e quelle della moglie Daniela, inclusa la mandante dell'omicidio Melis. Curreli
ha ora la possibilità di collaborare con la giustizia, purché dica sempre e solo la verità. Passano 3 mesi, dopo i quali Curreli chiede di parlare. Ho ucciso io i 2 turisti tedeschi. Mi sono avvicinato furtivamente al camper. Avevo il fucile calibro 20 a canne mozze che avevo rubato al generale Frongia, a Guspini. Ho visto l'uomo alzarsi dal divano subito dopo aver fatto l'amore con la ragazza e ho sparato il primo colpo attraverso il lunotto posteriore. Un'arma rubata, un fucile a canne mozze e fatto l'amore. Curreli ha un modo tutto suo e tutto orribile di fare l'amore. Conferma a ogni modo le accuse della moglie. Le ha uccisi per vendicare la morte di Gelosa. Dopo averle investite, i tedeschi e lui discutono, offendendosi pesantemente. Poi loro proseguono il tragitto e si fermano vicino alla spiaggia a passare la notte, mentre Sergio ritorna da loro per la resa dei conti finale. Curreli spara la prima volta, poi entra e scarica un altro colpo su Siegfried. Le sue attenzioni, infine, si rivolgono a Maria Aide. La ragazza era prona sul divanetto, nuda, immobile. Provai il desiderio di possederla in quella posizione. Mi sono sbottonato i pantaloni e l'ho posseduta. Tutto questo davanti al cadavere di Siegfried. Guaiva dal dolore. Mi sembrava la mia cagnetta gelosa. Le ho messo un asciugamano sulla testa, ho preso il fucile e le ho sparato a bruciapelo all'altezza del collo. Poi Curreli racconta di essere uscito e di aver abbandonato l'arma in un pozzo, nella miniera di Ingurtoso. Peccato che a poche ore dalla dichiarazione shock, Sergio ritratti tutto, lasciando gli inquirenti nello sconforto. Perché in effetti, oltre all'idiozia di un'azione del genere, il racconto di Curreli presenta diverse incongruenze. Su tutte il calibro dell'arma. 20 nel suo racconto, 16 secondo la perizia balistica effettuata nel 1982. Lo stesso Pili nutre diversi sospetti sulla colpevolezza di Curreli in relazione a quell'omicidio. Va bene, gli altri orrori sono tutti commessi da lui e dai suoi scagnozzi. Ma se quello dei tedeschi fosse l'ennesimo, e diciamolo, noioso atto di un mitomane che vuole soltanto stare al centro dell'attenzione, se effettivamente non fosse stato lui ad uccidere gli amanti? Con l'inizio dei dibattimenti, dopo il rinvio a giudizio, Curreli prova a liberarsi di ogni accusa. Afferma di essere stato testimone di tutti gli omicidi, ma di non averli mai commessi materialmente. E soprattutto c'è la grossa bolla legata ai tedeschi. Perché ha parlato di calibro 20? La risposta la trova, senza troppe cerimonie, il presidente della Corte d'Assise, Carlo Piana. Dopo 34 udienze, predispone una nuova perizia balistica. Il risultato è clamoroso. Curreli ha ragione. La misurazione del 1982 è stata effettuata in maniera troppo sbrigativa. Il calibro del fucile a canne mozze, in effetti, è quello dell'arma evocata nella ricostruzione poi stranamente rinnegata. Curreli si frega, insomma, con le sue stesse mani. E la Corte d'Assise lo condanna all'ergastolo. Di Curreli, dalla condanna in poi, si sa poco, se non per una pesante accusa di falsa testimonianza relativa al duplice tentato omicidio di 2 carabinieri a Desulo nel 1992. Fa il nome di un criminale che poi viene assolto, indicandolo come il mandante. Al di là di questo, però, le informazioni sono scarse. E forse il mostro di Arbus, per quanto spietato, non è riuscito a costruirsi una narrazione degna dei migliori... scusate... dei peggiori demoni criminali. Io sono Francesco Migliaccio e vi aspetto alla prossima puntata. Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio.
Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lupini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.